dovremmo dire anche che ha vinto tutti quei bicchieri, perché insomma anche per questo qua. Però prima ancora vorrei sensibilizzarvi su un fatto molto importante che mi preme tanto. Io è da sempre che con la mia azienda, la mia gestione, sono associato con FIDA. Ho avuto tutti i supporti che mi necessitavano nei periodi anche più brutti, con tutte le risposte che desideravo poter avere, perché erano poi quelle della realtà. In questi periodi voglio dirvi che più siamo all'interno di questa associazione, più l'associazione può fare la voce grossa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dello Stato. Tutti si lamentano perché hanno paura, ma quanto costa? Costa? Allora, con 350, una ditta media con 350 euro l'anno, credetemi, ha pienamente diritto di avere tutte le risposte che gli servono per tutte le normative. L'associazione ha completa disposizione di tutti i gestori d'Italia. Noi meridionali, noi siciliani in particolar modo, che siamo stati quelli, una volta eravamo la regione con il più alto numero di adesioni, questo ci tengo a dirlo, oggi abbiamo la necessità di dare la nostra impronta a livello nazionale, creando e associandoci tutti quanti in questa stupenda associazione che ci ha sempre garantito. Per cui se vogliamo ottenere dei veri risultati che ci garantiscono, e specialmente noi che siamo piccoli, tanti più piccoli siamo all'interno dell'associazione, tanto più grossa è la voce che i piccoli possono fare, non i soli gruppi, i grossi gruppi. Quindi io vi prego, credetemi, sinceramente, mi faccio promotore, sono il primo a raccogliere le adesioni, ma anche la compagnia del vending, così come la vending cash, così anche come altre aziende che coinvolgerò, voglio fare il nome anche della Geos, cioè dire, coinvolgerò anche le altre rivendite a cercare di ricevere quante più adesioni possibili per questa benedetta e bella associazione che noi abbiamo. Per cui già da subito, se qualcuno è interessato, magari vi dai il nominativo, poi li contratteremo. Non dovete neanche pagarli subito le 350 euro, non stanno lì. Cioè, ragazzi, sono 350 euro benedetti. Dica. Allora, dunque, continuiamo. Un modulo è qui, scusami, ero venuto per prenderti un modulo, mi ha dato occasione di parlare. Allora, dovremmo, credo, se c'è Anna e Salvo, dove sono? Ah? Sì, ma il numero dei... chi è che siamo? Ecco, ce l'abbiamo. Allora, il numero dei bicchieri esatto era... Anna, vieni qua. Anna. 32.350. Si è avvicinato di più il signor Salamone. Guardalo lì! Oh! Bravo! Quanti bicchieri ha vinto? Per la totale trasparenza, all'interno della macchina troverà la busta con il quantitativo dei bicchieri. La macchina la può prendere comunque. No, si porta la macchina, se ne va con la macchina, con sì, i bicchieri, e poi ce la riporta senza problemi. No, può andarsene con la macchina tranquillamente. Non si preoccupi, adesso vedo le chiavi, ho anche le chiavi. È una fortuna portarmi l'acqua, perché non sapete se me la posso riportare, vi faccio una denuncia che mi hanno detto. No, è assicurata tra l'altro, quindi è regola. Meglio ancora, la faccio comunque, provare a mia amica. Per maggiore chiarezza voglio dire che all'interno della macchina c'è una busta sigillata, con il numero esatto di bicchieri che era stato contato ieri e messo all'interno. Comunque complimenti al signor Salamone. Bravo! Il numero dei bicchieri sono 32! No, sono 32.350, lei ha scritto 32.450. Ah, ha sbagliato di 100! Non c'è la magra! E allora, grazie Tito per aver invitato noi di VendingTV.it e tutti gli amici che sono intervenuti nel corso di questo bellissimo evento in questa strepitosa location. Tito, il microfono è tutto tuo. Hai 5 minuti abbondanti per poter salutare, ringraziare gli amici di VendingTV e, se vuoi, divulgare il tuo messaggio. Allora, anzitutto ringrazio voi di essere presenti qui, come ringrazio tutti
tutti coloro che hanno partecipato, sia sponsor che aziende che noi rappresentiamo, il settore del vending, prima fra tutte la mia azienda che è la Saeco, dico la mia perché è da 25 anni che collaboro con l'azienda Saeco. Ora, un messaggio che ho voluto dare a tutti i gestori della Sicilia è quello là di essere un po' più sensibili a quella che è la richiesta che stiamo facendo per aderire alla nostra associazione di categoria, che è la Confida. È importantissimo, e ripeto, e lo dico anche a livello nazionale per chi ascolterà, è importantissimo per tutti i piccoli gestori poter far parte di questa associazione, perché tanti più piccoli siamo nell'associazione. Togli gli occhiali. Eh sì, perché almeno guardi negli occhi tutti. Scusate, tolgo gli occhiali ma non vedo nulla. Ecco. Allora, stavo dicendo... Il sole qui a Catania oggi, credetemi, è abbagliante. Allora, dicevo proprio questo qua, quanti più siamo all'interno di questa associazione, tanto più sarà forte la voce che Confida potrà fare con le istituzioni. Quindi è questo, con 350 euro, dico, la quota minima è 350 euro, partecipiamo, avremo voce in capitolo e vi posso assicurare che dopo 20 anni che faccio parte di questa associazione, Confida è stata sempre presente in ogni cosa che io abbia mai chiesto. Questo sicuro. Ritorniamo all'evento, l'evento è stato stupendo, oggi abbiamo vissuto una giornata anche da ieri sera con i miei amici qua, Fabio e altri, abbiamo vissuto dei momenti stupendi, la giornata meravigliosa ci ha permesso di poter vivere insieme a tutti questi amici gestori, anche nuovi che ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere oggi perché invitati da altre aziende con la quale collaboro, quindi Compagnia del Vending e Vending Cash, che mi hanno permesso di poter approfondire sempre di più quelle che sono anche le richieste che questi gestori stanno facendo e le necessità che questi gestori hanno nel dare loro un supporto non solo a livello amministrativo o di consulenza per quanto riguarda la registrazione dei corrispettivi, ma anche a livello tecnico per tutte le macchine che noi rappresentiamo. Poi un ringraziamento particolare voglio farlo anche alla Miscela d'Oro, che nella persona del dottor Urbano ha dato una grande impronta all'evento di oggi, ma ha presentato dei prodotti che sono stupendi, primo fra tutti è il caffè biologico, praticamente il caffè naturale, è un caffè che è buonissimo ed è una fra le poche aziende che produce un caffè biologico. Per il resto hanno visto tutti quanti una massiccia partecipazione, quasi 300 persone sono intervenute oggi a visitarci, è una grande gioia e ringrazio personalmente insieme al mio amico Giovanni Consoli e a Vincenzo che non c'è in questo momento qui, tutti i partecipanti e il grande mio amico Fabio Russo, grazie. Grazie Tito e un saluto naturalmente lo facciamo fare al padrone di casa, colui che in qualche modo ha ospitato più di 300 persone, Giovanni Consoli. Io ho ospitato non come padrone di casa, ho ospitato come azienda, diciamo un attimino insieme ai miei soci, diciamo quelli che sono le varie aziende, voglio ripeterle anche io, ci sono state oltre a Sicil Vending, Saeco, Vending Cash, Compagnia del Vending, Miscela d'Oro, ci sono state altre aziende che ci hanno patrocinato, come Estero, c'è Ox, Caffè Italy, io non dovrei in un certo senso prendere un elenco e elencarli tutti quanti, io penso che nelle interviste che ha fatto il nostro Fabio Russo alle spalle aveva anche tutti i marchi delle aziende che ci hanno patrocinato, quindi se dimentico qualcuno andatevi a vedere le interviste di Fabio Russo e penso che troverete tutti i nostri collaboratori. Grazie a Vending TV, a Vending News, vendingnews.it e grazie veramente di cuore, grazie a tutti e anche a tutti i partecipanti. Grazie Giovanni, grazie Tito, grazie a Vincenzo Privitera che in questo momento non si trova qui perché è indaffarato a come dire, fare affari, a spiegare una serie di cose tecniche. Lui lavora nel frattempo, lui sta lavorando. Salutiamo nel frattempo tutti coloro che ci hanno seguito e sono stati così pazienti a spostarsi un attimo perché dovevamo fare l'intervista, farsi un po' più in là perché altrimenti veniva la loro ombra e non passare davanti alla telecamera. Noi ci rivedremo naturalmente in occasione di Host tra il 23 e il 27 di ottobre 2015 con tante altre interviste realizzate a RO nel corso di quella 5 giorni dedicata all'Horeca, ma anche
per una buona quota alla distribuzione automatica. Due settori che si avvicinano sempre di più, che sono sempre più vicini, direi sono quasi cugini, e che in qualche modo daranno vita a un nuovo macro settore nel futuro, ne sono assolutamente certo. Grazie Tito, grazie Giovanni, grazie Vincenzo Privitera, grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Fabio Russo continua.